Il Great Reset è l'ultimo passo prima del nuovo ordine mondiale. Il Great Reset è l'ultimo passo prima del nuovo ordine mondiale. È nostro dovere svelare l'inganno di questo Great Reset, perché esso è riconducibile a tutti gli altri assalti che nel corso della storia hanno cercato di vanificare l'opera della redenzione e di instaurare la tirannide dell'Anticristo. Perché è questo in realtà a cui tendono gli artefici del Great Reset, il nuovo ordine mondiale, in significativa assonanza con il Novus Ordo Conciliare. Ribalta il cosmo divino per diffondere il caos infernale in cui tutto ciò che la civiltà ha faticosamente costruito nel corso dei millenni sotto l'ispirazione della grazia sia capovolto e pervertito e corrotto e cancellato. Occorre che ciascuno di noi comprenda che quanto accade non è frutto di una sfortunata sequenza di casualità, ma risponde a un piano diabolico, nel senso che dietro tutto questo c'è il maligno, che nel corso dei secoli persegue un unico fine: distruggere l'opera della creazione, vanificare la redenzione e cancellare ogni traccia di bene sulla terra. E per ottenere questo fine, l'ultimo passo è l'instaurazione di una sinarchia in cui comandano pochi tiranni senza volto, assetati di potere, dediti al culto della morte e del peccato, all'odio della vita, della virtù e della bellezza, perché in esse risplende la grandezza di quel Dio contro il quale gridano ancora oggi il loro infernale non serviam. I membri di questa setta maledetta non sono soltanto Bill Gates, George Soros e Klaus Schwab, ma quanti tramano nell'ombra da secoli per abbattere il regno di Cristo: i Rothschild, i Rockefeller, i Warburg, e quanti oggi sono giunti ad allearsi con i vertici della Chiesa, usando l'autorità morale del Papa e dei Vescovi per convincere i fedeli a vaccinarsi. Assieme alla consapevolezza della menzogna criminale dell'intero sistema, dobbiamo prendere atto della corruzione dell'autorità, del fallimento del modello sociale, politico e religioso figlio della rivoluzione. La democrazia moderna ha dimostrato di essere, ancora una volta, un inganno con il quale si è voluto spodestare Cristo Re della sua signoria sui singoli e sulle società, sotto l'apparente pretesto di dare al popolo un potere che di fatto è stato usurpato dall'elite anticristiana e anticristica. Quando si afferma che l'autorità non deriva da Dio, ma risiede nel popolo, quando la religione non è considerata un principio soprannaturale trascendente, ma un amorfo sentimentalismo immanente o una variante dell'antropologia, quando la morale perde il proprio vincolo con la legge eterna iscritta da Dio nella natura umana e si adatta alle mode, nulla impedisce a governanti e governati di essere disonesti e di perseguire interessi particolari, perché non vi è più bene e male, premio o punizione, paradiso e inferno. Tutto si basa allora su un concetto pervertito di libertà, corrotta in licenza. Si può tradire, rubare, uccidere, mentire senza remore,
Senza quel timore di Dio che in altre epoche aveva saputo frenare la nostra inclinazione al male, se non per amore del Creatore Redentore, almeno per paura della punizione che la nostra cattiva condotta avrebbe inesorabilmente comportato. Ci troviamo davanti ad una classe politica senza ideali, in cui il bonum comune è stato prima sostituito da programmi politici sulla base dei quali ottenere il consenso. La colossale frode elettorale delle presidenziali americane ne è un esempio eclatante. Ma se i politici e i leader mondiali sono asserviti all'elite globalista e non perseguono il bene dei cittadini, viene meno il patto sociale e l'autorità di cui essi si credono rivestiti viene meno, poiché non ha alcuna ratifica né dall'alto, dal momento che sono stati cancellati il principio e il vincolo soprannaturale dell'autorità, né dal basso. E questa altro non è se non un'infame dittatura e odiosa tirannide. Una tirannide che non può essere abbattuta appellandosi a principi rivoluzionari che l'hanno determinata, ma tornando a riconoscere che non vi è autorità se non da Dio e che la laicità dello Stato è una bestemmia, poiché nega i diritti sovrani del Creatore e Redentore su coloro che Egli ha appunto creato e redento. Quell'autorità che sin dalla Rivoluzione francese era stata usurpata al Signore, attribuendola alla volontà popolare, era rimasta in qualche modo intatta nella Chiesa, che fino a 60 anni fa proclamava la regalità di Cristo non solo sui singoli, sulle società e sulle nazioni, ma principalmente su se stessa, riconoscendo nostro Signore come capo del corpo mistico e il Papa come suo vicario in terra. Il Vaticano II ha spostato la regalità di Cristo in chiave escatologica e la Chiesa si è trovata così vittima di quello stesso inganno democratico in cui erano cadute le società civili quasi due secoli prima. Indebolendo la dottrina sul peccato, facendo propria la morale della situazione, riconoscendo legittimità all'errore e alle false religioni, la Chiesa Cattolica si è spodestata con le proprie mani, riducendosi a dover mendicare approvazione e legittimazione dai potenti di questo mondo, all'ordine dei quali si è assoggettata. Non è un caso se Bergoglio ha archiviato tra i titoli del passato quello di vicario di Cristo, se la Chiesa è sostituita da una ONG che predica la Green Theology, promuove il capitalismo inclusivo dei Rothschild e organizza con Anthony Fauci convegni sui vaccini. Chi la presiede non esercita l'autorità in nome di Cristo, ma finisce con l'essere complice, marionetta nelle mani del burattinaio. In questa crisi dell'autorità, che coinvolge tanto il potere temporale quanto quello spirituale, una grande responsabilità va addebitata ai cosiddetti moderati, che risultano essere la volontaria o involontaria quinta colonna all'interno del corpo sociale. Tra questi dobbiamo annoverare
la quasi totalità dei rappresentanti delle opposizioni parlamentari, prima tra tutte quella italiana, e dei partiti del cosiddetto centrodestra. Anche chi esprime critiche alle norme illegittime e incostituzionali varate dai presenti governi col pretesto della pandemia, non mette minimamente in discussione le basi ideologiche del liberismo che oggi si è fuso con il comunismo in un'alleanza in altri tempi inconcepibile. E non mette in discussione queste basi perché non le condivide. Lo stesso errore di deplorare gli effetti senza riconoscere e combattere le cause è compiuto da quei cattolici conservatori che, pur comprendendo l'apostasia dei vertici della gerarchia sotto il regno di Bergoglio, non osano ammettere che se si è giunti a rendere culto idolatrico alla Pachamama, ciò è stato possibile grazie alla Dignitatis Humanae. Il Sabba di Astana è la coerente applicazione di Nostra Aetate e la via sinodale tedesca, ossia la dichiarazione di scisma senza la sua condanna ufficiale da parte della sede apostolica, è la logica conclusione di Gaudium et Spes. E non occorre dimostrare quanto i documenti conciliari non siano altro che la traduzione in ambito ecclesiale di principi rivoluzionari e massonici. Sappiamo però che la menzogna è l'emblema del diavolo, il segno distintivo dei suoi servi, il marchio di riconoscimento dei nemici di Dio e della Chiesa. Dio è verità. Il verbo di Dio è vero ed egli stesso è Dio. Dire la verità, gridarla dai tetti, svelare l'inganno ai suoi artefici e i suoi artifici è un'opera sacra e il cattolico, come chiunque abbia ancora conservato un minimo di dignità e di onore, non può sottrarsi a questo dovere, la corona che gli è stata strappata dalla rivoluzione. Quando questa farsa sarà crollata, perché crollerà inesorabilmente e crollerà presto, impegniamoci tutti, con rinnovato zelo, perché sia restituita al nostro re quella corona che i suoi nemici gli hanno strappato. Fate regnare nostro Signore nelle vostre anime, nelle famiglie, nelle vostre comunità, nello Stato, nel lavoro, nella scuola, nelle leggi e nei tribunali, nelle arti, nelle informazioni, in tutti gli ambiti della vita privata e pubblica. Regni con lui anche la nostra Santissima Madre. La nostra Santissima Madre Regina, Maria Santissima, che tante volte ci ha ammonito sui pericoli e le punizioni che attendono il mondo se non farà penitenza e non si convertirà. Regni Gesù Cristo nella sua Santa Chiesa, scacciandone gli indegni, i fornicatori e i mercenari. Poiché solo dove Cristo regna vi è pace e vera concordia. Pax Christi in regno Christi. A lui principio e fine di tutte le cose, Alfa e Omega, salga da ciascuno di noi e dalla famiglia umana la fiduciosa e fervente preghiera di custodirci nella sua grazia, di fortificarci nelle virtù, di renderci coraggiosi testimoni del Vangelo per poter così conseguire l'eterna beatitudine in cielo.
vi benedica Dio Onnipotente. Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.